Nel video di oggi parleremo di Monkey D. Dragon, e principalmente del perché vuole distruggere in particolare i draghi celesti. Ci sono molte teorie su Dragon, e sul suo passato, sul fatto che fosse un marino o un agente della Cypherpol. Oggi vorrei vedere le cose in modo diverso. Forse, il periodo trascorso con la Cypherpol o come Marine, non è stata la causa della sua rivolta. Innanzitutto, non credo che Dragon sia un Marine, poiché nessuno era a conoscenza della sua esistenza, nel passato Reverie, quando durante la saga di Alabasta abbiamo visto un mini flashback dello scorso Reverie. Dalla reazione di Wapol, capiamo che Dragon era uno sconosciuto, e non è stato trattato come una vera minaccia, al pari di un ammiraglio, o viceammiraglio che dovesse abbandonare i Marine. In pratica, come è successo quando Aokiji si è ritirato, o come X-Drake, che era un ex contrammiraglio di cui Kizaru sapeva molto. Quindi, come mai un contrammiraglio è conosciuto bene, ma qualcuno del potere di Dragon, che sicuramente sarebbe stato al di sopra di un contrammiraglio, è praticamente sconosciuto. Quindi, molto probabilmente possiamo dedurre che Dragon non era un Marine. Un'altra ipotesi è che fosse un ex agente della Cypherpol, il che ha senso, in quanto, essendo un agente segreto, sarebbe stato a conoscenza di informazioni riservate. Inoltre, lavorando come assassino, avrebbe avuto un modo di fare alquanto furtivo. Infatti, indossa abiti che nascondono la sua identità, ed è in grado di avvicinarsi silenziosamente alle spalle delle persone, caratteristiche di un vero assassino. Quindi, non negherò le teorie che dicono che Dragon potrebbe essere un ex agente della Cypherpol, e che dopo aver visto la malvagità dietro i draghi celesti, e dietro il governo mondiale, ha deciso di non poter rimanere e di distruggerli. Il ragionamento è abbastanza logico. Ma oggi vorrei analizzare un percorso alternativo. Nessun agente della Cypherpol sembra aver mai abbandonato. Sono tutti addestrati a chiudere gli occhi di fronte all'oscurità del governo mondiale, e a combattere in maniera subdola come assassini. Quindi, come mai Dragon sarebbe stato l'unico a ribellarsi? Sappiamo che prendono i bambini e li crescono perché conoscano solo questo stile di vita, come hanno fatto con la CP9. A quell'età viene fatto loro il lavaggio del cervello, quindi, come ha fatto Dragon, ad evitare questo condizionamento mentale? E se Dragon si stesse ribellando contro i draghi celesti, proprio a causa del suo retaggio? Sappiamo tutti che Dragon è un possessore della D, proprio come Ruffy e Garp. Il clan della D è il nemico naturale del governo, è disprezzato e odiato da tutti. Ma il nome viene ereditato segretamente tra le generazioni. Ma perché segretamente? Perché sono il nemico? Sappiamo che il clan della D ha molti legami con l'antico regno, di cui parla Clover. L'antico regno aveva un nemico, ed è per questo che ha tramandato le sue informazioni nei Poinegriff, delle pietre indistruttibili. Il governo mondiale ha fatto di tutto per far dimenticare la storia dell'antico regno, mentre l'eredità della D è stata tramandata segretamente. Ovviamente, l'antico regno era nemico del governo mondiale, inoltre, era in grado di vantarsi dei suoi grandi poteri, e ogni possessore della D che incontriamo, è qualcuno di molto potente e importante. Goldie Roger era il re dei pirati. Rox Dick Sebek è stato il pirata più pericoloso della storia, prima dell'ascesa di Roger. Marshall D. Teach è attualmente il pirata più pericoloso. Monkey D. Garp è l'eroe della marina. Monkey D. Dragon è il criminale più pericoloso. Monkey D. Ruffy possiede la voce di tutte le cose, ed ha il potere di rendere tutti i suoi alleati. Portgas D. Ace era il figlio del re dei pirati, ed uno dei comandanti più forti di Barbabianca. Portgas D. Rouge è stata in grado di tenere in grembo un bambino per ben 20 mesi. Jaguar D. Sol era considerato la pecora nera, ma era anche l'uomo con il cuore e la compassione più grandi. Trafalgar D. Law è una supernova e forse il medico più grande che ci sia. E possiede il frutto del diavolo definitivo, che può concedere l'eterna giovinezza. Molto probabilmente i sovrani o i re del grande regno antico, erano i capifamiglia del clan della D. Forse erano le famiglie reali, che governava il mondo intero. Ma molti paesi più piccoli erano stanchi del loro controllo su tutto, e così decisero di ribellarsi e distruggerli completamente. In effetti, se non fossero stati così potenti e avessero avuto una così grande influenza sul mondo, allora il governo mondiale non avrebbe avuto motivo di distruggerli, avrebbero potuto allearsi con loro, ma dato che governavano il mondo, avevano bisogno di distruggerli per poter prendere il trono della D.
In questo modo il governo mondiale, dopo averli sconfitti, ha stabilito il proprio dominio, ed hanno preso il loro posto come dominatori del mondo. Hanno poi cancellato la loro esistenza dalla storia, perché l'antico regno è il vero nobile mondiale, e il vero re del mondo, e se questa conoscenza fosse nota, i draghi celesti non sarebbero più rispettati, ma anzi tutti vorrebbero ucciderli. È qui che entra in gioco Dragon, che come sappiamo è uno della D. È considerato il criminale più pericoloso del mondo, ed è temuto dal governo mondiale proprio come lo era Roger, se non di più. Lo si capisce dalla reazione di tutti a Marineford, quando scoprono che il padre di Ruffy è Dragon. Quindi, forse, Dragon, proprio come i pirati di Roger, ha appreso la vera storia del mondo. Infatti, credo sia molto plausibile che qualcun altro in questi 800 anni, dopo il secolo vuoto, sia stato in grado di apprendere la verità. Ecco perché Dragon è più famoso dello stesso Barbabianca, che era il rivale di Roger, ed era forte almeno quanto lui. Infatti, uno dei motivi per cui Roger era più famoso e temuto, era per la conoscenza che aveva della vera storia del mondo. E questo potrebbe essere anche il caso di Dragon, ed è per questo che è famoso e temuto. Dragon si è reso conto di quanto sia avido e malvagio il governo mondiale, e di come abbia invaso la casa e il trono dei suoi antenati. Per questo sta creando il suo esercito rivoluzionario, proprio come fecero loro in passato, per riprendersi la sua eredità. Questo è il motivo alla base dell'esercito di Dragon. Riprendersi il mondo dal governo mondiale, che lo ha sottratto alla famiglia della D, ed ha abusato del suo potere. Ecco cosa c'è dietro i suoi ideali, ed ecco perché è il più famoso criminale per il governo. E questo, spiega anche la famosa frase che la D, causerà di nuovo una tempesta. Dragon stesso è una tempesta. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.